e ben ritrovati, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è giovedì 27 giugno, siamo qua in diretta se non vuoi per raccontarvi Milano, la città di proprietà, tutto quello che succede nella nostra città. Lo sapete un po', insomma, ultimamente ci siamo dati al teatro, c'è chi magari vorrebbe che ci dessimo all'Olimpica, invece abbiamo preferito darci al teatro, o meglio, non ci siamo messi sicuramente a solcare palchi e palcoscenici, ma abbiamo voluto dare spazio, l'avete visto anche nelle nostre dirette dal Nolo Fringe Festival. Vi anticipiamo che molto probabilmente saremo media partner anche di un altro festival molto importante a settembre, ma lasceremo poi, lo diremo nelle prossime settimane. Quest'oggi torniamo a parlare di teatro perché abbiamo una storica scuola di teatro che davvero è diventato binomio con la città di Milano, ormai indissolubile. Stiamo parlando di GROC, della scuola teatro GROC, e abbiamo qui con noi Deborah Biello, direttrice appunto della GROC scuola di teatro, e Pietro De Pascalis, buongiorno Pietro, corresponsabile della didattica. Buongiorno. Grazie mille, buongiorno di essere qui con noi. Grazie a voi. Insomma, siamo contenti davvero. GROC Milano non è un binomio indissolubile, nel senso che prima fuori onda dice, beh, ma sono un po' di anni che siete qui, siete a Milano, fate cose, in realtà molti di più ancora di quelli che pensavo. Quanti anni è che esiste la scuola GROC? 45 anni. 45 anni, insomma, e 45 anni dove avete dato davvero tanto a questa città e ai potenziali, agli attori, anche solo a quelli che magari erano un po' curiosi di teatro e basta, giusto? Ricordiamo un po' appunto perché GROC è così importante nella scuola. È importante perché è fatta per le persone e dalle persone, quindi è un luogo dove chi viene sta bene, tende a tornare. Abbiamo molte persone che sono con noi da quando sono piccole, e per piccole vuol dire che hanno 8 anni, arrivano poi a diplomarsi al nostro quarto anno, quando di anni magari ne hanno 22, quindi abbiamo lunghi percorsi di formazione, e credo che proprio il segreto sia questo. I docenti sono una squadra affiatatissima, noi siamo una squadra affiatatissima, io e Pietro siamo anche docenti, ci occupiamo della didattica insieme a Susanna Baccari, che è un altro socio di Manifatture Teatrali Milanesi, questo grande progetto a cui aderiamo e di cui facciamo parte. E credo che proprio il segreto sia che per ogni decisione viene tutto condiviso, parliamo tanto, parliamo a lungo, pensiamo che cosa sia meglio per le persone, e questo si sente e fa una differenza. Allora, forse questo è il segreto del successo di GROC? Sì, io direi che questo, unito a un'altissima professionalità, perché chiaramente l'umanità è il tratto che contraddistingue, ma non sarebbe sufficiente. Se questa umanità è anche riempita di significato, di didattica, di veramente pensare a che cosa fa il bene per la crescita delle persone, bene in senso teatrale, quindi in questo caso. Come potremmo definirlo? Che tipo di scuola è? Invece c'è gente praticamente che nasce con voi, da piccini fino a diventare poi maturi, oltre stanno nel vostro gremio, ma insomma nel frattempo appunto imparano tantissimo. Che tipo di scuola è? Allora, è una scuola che accoglie le diversità e i desideri delle persone. Le persone che vengono da noi sono di diverso tipo, cioè sono persone che o hanno un desiderio fortissimo di diventare attori e attrici, oppure anche semplicemente sono in un momento particolare della loro vita per cui hanno bisogno, sentono di aver bisogno di, insomma, di esprimere, di trovare un posto, un luogo in cui poter dire e dichiarare la propria esistenza, cioè questo sostanzialmente. Le persone che vengono da noi sono... Ecco, ma mi chiedo, chi viene da voi? Ma soprattutto, visto che c'è 45 anni, però insomma, chi veniva da voi e chi viene da voi adesso? È cambiato un po' chi viene a GROC, oppure alla fine il teatro in realtà accapara sempre le stesse persone? Secondo me riesce a intercettare i bisogni e i desideri delle persone che c'è sempre, cioè così era 40 anni fa, quando 45 anni fa, quando è stata fondata da Maurizio Nicchetti. Ovviamente non c'eravate, siete giovani. No. Noi siamo credo la terza generazione, cioè la terza barra quarta generazione. Primo c'era Maurizio Nicchetti, che è la persona che l'ha fondata insieme ad Angela Finocchiaro e ad altre persone. Poi c'è stata, diciamo, la parte di Claudio Intropido, che è chiaramente insieme a Susanna Baccari ha portato avanti questa scuola, insieme a Claudio Orlandini, Maurizio Salvalaglio, che sono, diciamo, gli insegnanti storici, alcuni ci sono ancora, e poi siamo arrivati noi e cerchiamo, speriamo di riuscire a portare avanti
il lavoro che è stato fatto fino adesso. Il lavoro, il pensiero, l'artisticità, una modalità, ecco, come se ci fosse un modo. Appunto, dicevi, si intercettano poi i bisogni di tutti, insomma, quindi non c'è bisogno di essere, cioè di voler essere, diventare un attore per venire a fare scuola troppo. No, bisogna avere desiderio di mettersi in gioco, di aver voglia di giocare, di rischiare. La cosa che diciamo più spesso è non recitate. Per esempio, quando vieni in una scuola di teatro, noi ti diciamo smetti di recitare, sii libero di sbagliare, cioè non voler essere bravo. Spesso una cosa che ci chiedono, questo capita per la sezione giovani, ma mio figlio è bravo. Guardi, non lo so, ma non ci interessa poi così tanto, ci interessa l'esperienza, l'incontro, perché il teatro è fatto di incontro e di relazione. Se non c'è questo, viene a mancare il teatro. È chiaro che poi si entra nella parte professionalizzante, dove invece iniziamo a mettere in atto una selezione, ma cambia il punto di vista, quindi bisogna... Tu dici prima, tutto questo grazie anche alla grande professionalità, sono quanti docenti, quanti docenti siete? Abbiamo un parco docenti che si aggira tra i 20 e i 25 docenti. E so che abbiamo filmato proprio dei vari docenti, sì. Allora direi, Nico, quando vuoi mandalo pure e vediamo appunto tutti gli insegnanti, o alcuni, se lo so, non è che poi sono 8, ne manca qualcuno. Alcuni degli insegnanti di Gox Scuola di Teatro. Ra! E new! È già partito. Era in francese questa. Sento ridere. Comincio. Posso fare una cosa triste? Posso fare degli scioglilingua. Fai quello che vuoi. Lo faccio più destrutturato. Please. Sono stufo di aspettare. Mi fate un segno. Mi dite via? Ci sei? Non capisco. Sto nel vuoto. Mi hanno preso in giro. Io comincio. Si vede bene? Il microfono c'è. Oh, ho dimenticato il finale. Non si può cantare? Never was... Secondo me loro registrano il pre e poi faranno sgamati. Bene, 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 eccoli qua, sono alcuni appunto, diciamo, degli insegnanti. Vedi, in Giappone sono così simpatici, poi voglio subito di andare a fare scuola. Ma se avete voglia, in realtà questa è l'occasione giusta, perché noi da sabato, con le iscrizioni siamo già aperte dal 4 giugno, ma sabato si apre una delle nostre settimane promozionali, delle lezioni dimostrative. Cosa sono le lezioni dimostrative? Regaliamo teatro. Così, siccome abbiamo imparato che la cosa migliore per farci conoscere è far fare l'esperienza del teatro, io te lo posso raccontare, posso spiegarti cosa vogliamo fare, che è un teatro fisico, la relazione va tutto bene, ma se ti metti in un'aula nera con noi a piedi scalzi e insieme ad altre persone fai l'esperienza di quello che intendiamo, sicuramente capisci di più. E quindi in questa settimana... Come funziona? Inizia sabato? Sabato c'è un mini workshop tenuto da 3 docenti, uno è Pietro, una sono io, uno è Fabrizio Bianchi. Saltiamo la domenica perché siamo in chiusura anche coi saggi e quindi ogni tanto non riusciamo a gestire, come dire, accadono sempre molte cose. E da lunedì ogni giorno, a seconda della fascia di età, a seconda dell'insegnante che abbiamo aperto le iscrizioni, basta chiamare il numero che c'era prima in sovraimpressione, okay. E prenotarsi. Francesca metterà i vari contatti anche nei commenti a questa diretta, così almeno... È gratuita, senza impegno, è proprio per venire a conoscerci, a incontrarci dove cosa siamo. Cosa possiamo sperimentare questa settimana? Ma in realtà tutti i nostri insegnanti in modi diversi di lavorare, perché poi ognuno di noi è diverso uno dall'altro come insegnante, e appunto, come diceva lei, è l'esperienza viva della lezione di teatro, della lezione di teatro fatta da noi, e quindi, cioè, la cosa che più capita è che molte persone vengono da noi perché ci sono degli amici che gli raccontano nell'arco dell'anno. Io mi ricordo quando ho fatto io il mio primo anno, cioè mi mettevo a fare delle mie lezioni di teatro, di dizione, tutti quanti i miei amici che mal mi sopportavano all'Arcicorvetto, eravamo lì mentre giocavamo a carte, bevevamo una birra, e facevo delle lezioni di dizione, loro chiaramente mi prendevano in giro. Però poi la cosa che succede è che si crea talmente tanto, c'è una curiosità, che i miei amici avrebbero avuto voglia di venire a vedere. Fare un salto nel vuoto, perché di questo si tratta, cioè fare teatro significa accettare di fare un salto nel vuoto, spesso è difficile. La lezione dimostrativa gratuita ti mette nella condizione di farlo una volta
e poi vedere, cioè se non muori allora poi dici... fare il lancio col paracadute con l'istruttore davanti, esatto, sì, perché è come fare esattamente questa cosa qua. Il vero problema poi è che nel momento in cui provi a fare il lancio col paracadute con l'istruttore, la volta dopo dici voglio andare da solo, davanti, esatto, fatemelo fare. Quindi purtroppo noi lo diciamo, creiamo dipendenza. Cioè, noi esattamente, però di noi, bella. Ma in realtà l'esperienza del teatro fatta, cioè fatta in un certo modo, fatta con onestà, perché poi al di là di tutto noi quello che cerchiamo di fare è quello di passare la nostra storia, la nostra esperienza con onestà. Ci sono sicuramente altre realtà che lo fanno. L'importante è farlo chiaramente. A voi credo che venga bene, insomma, la vostra storia lo testimonia, che insomma, questo pusher di, esatto, di emozioni, emozioni, siamo di pusher di emozioni e di sudore. Insomma, funziona. Esatto. Create una dipendenza, una bella e buona dipendenza. Insomma. Una bella e buona dipendenza, in realtà, che tiene a riparo il più delle volte dalle malattie. Abbiamo fatto l'altra sera un saggio in teatro, sì, e siamo anche in epoca di saggi, come dicevo, che si concluderanno il 5 luglio, e c'era in regia Claudio Intropido, che è uno dei fondatori storici, che 45 anni fa c'era, che era stato insegnante dei due docenti che quella sera avevano i loro gruppi, che a loro volta erano insegnanti di altri, erano stati insegnanti di altri due che si esibivano la sera dopo, quindi proprio una catena con una cronologia temporale molto chiara, dove qualcuno c'era già 40 anni fa e qualcuno è esordito 2 anni fa, ma dopo essere stato allievo. Una manifattura. Esatto, una manifattura. Infatti la stessa cosa è successa a me la sera in cui ho fatto il mio saggio adolescenti. Mentre io facevo il mio saggio adolescenti, la stessa sera c'era con me una mia collega che è stata una mia allieva, credo 10-12 anni fa, al primo anno. Quindi il fatto di avere lì una persona che comunque in parte io ho anche formato, fate un conto di quante persone più o meno sono passate e uscite dalla vostra scuola in questi anni. Secondo me tantissime, perché è una ci cosa vediamo stai San Siro fa un po' quasi potremmo fare io c'è stato un momento in cui avrei voluto fare avrei voluto fare un raduno a San Siro, un raduno, poi è sicuramente molto complicato, ma dico che è complicato perché ci capita spesso per lavoro di dover fare degli incontri con delle persone che sono per noi, per me, per lei perfetti sconosciuti, e magari ci dicono ma sai che io ho fatto il corso di teatro 40 anni fa quando c'era Tizio, Caio, Semperoni, e questa cosa ci capita. Io una telefonata istituzionale di questo tipo, no, non dirò con che ente, ma insomma faccio questa telefonata, mi mettono in attesa, lunghissime attese, dovevo chiedere un marchio in quel caso, e a un certo punto mi passano finalmente un funzionario che dice guarda, ho voluto occuparmi io di questa cosa perché io 20 anni fa ho fatto la vostra scuola e me lo ricordo come il periodo più bello della mia vita, ti do tutte le informazioni, poi mi raccomando questo è il mio cellulare, chiama me. E quindi ho detto urca, che passa polare che apre tutte le porte. Oltre appunto a questa promozione, so che comunque avete appunto dei seminari, degli eventi anche spesso durante l'anno, qualcosa forse in quest'estate dicevi? Sì, siamo partiti ieri sera con i seminari, il primo sulla performance tenuto da Antonio Sixti, che è un altro dei soci di Manifatture Teatrali Milanesi nonché responsabile artistico, e Susanna Baccari. Sono aperti a tutti, basta anche sempre iscriversi, in realtà non abbiamo tantissimi posti, quindi come dire, nel senso magari l'anno prossimo più che quest'anno, stiamo cercando di raddoppiarne addirittura uno perché è stata talmente tanta la richiesta che stiamo provando a doppiare le date. Il secondo che partirà è sul monologo condotto da Daniele Milani, poi ne abbiamo uno sulle drag queen tenuto dalle Ninas Drag Queen, e per concludere Cristian La Rosa che ne terrà uno sul testo e l'attore. Quindi la nostra proposta estiva, diciamo che cerca di aprire a tutto quello che succede nel panorama nazionale di noi interessante e portarlo sia per i nostri allievi interni sia perché le persone fuori vengano comunque a vedere che cosa facciamo come polo culturale. Ci teniamo molto ad essere una scuola, quindi un luogo di formazione e di incontro dove accadono continuamente cose. Sì, perché per noi è, come dire, abbastanza importante, cioè i nostri allievi per tutto l'anno, del primo, secondo e terzo anno, incontrano un corpo docenti che è il nostro corpo docenti storico. Ci piace pensare che alla fine dell'anno loro possano raccogliere l'esperienza fatta e provare a condividerla con esperienze esterne, quindi le Ninas che sono
molto famose chiaramente, quindi che possano condividere la loro esperienza, l'esperienza della Ninas con l'esperienza dei nostri allievi. Cristian La Rosa, che è un attore bravissimo, che ha vinto il premio UBU con Pinocchio di La Tella, e c'è appunto Daniele Minale, quindi persone esterne che possano portare il loro contributo, soprattutto possano mettere i nostri allievi nella condizione di essere anche un po' allievi nostri ed esterni, di essere anche un po' spiazzati, di non sentire sempre la campana interna, cioè la campana grocca. Infatti, perché insomma c'è tutto un mondo fuori, appunto, che prima dicevo, c'è tutto un mondo fuori dove è ancora possibile lavorare, vivere di teatro nel 2020 quasi ormai. Sì, ci dicevamo se sei disposto a fare molte cose. Non esiste più, lo diceva Pietro prima, il mestiere dell'attore scritturato, dove finisci una scuola, ti chiamano, parti per lunghe tournée. Esiste forse per pochissimi. Sì, esiste magari ancora, ma non è così poco. Forse alcuni con News mi viene in mente, magari c'è un po' quella parte lì che forse ancora prende, che poi anche lì lo sa fare ben più di una cosa. Sì, devi, come dire, devi metterti in gioco su più fronti, quindi essere disposto anche a promuovere te stesso, imparare ad usare determinati canali, fare riferimento a vari tipi di risorse. Avvocazia. Anche uno dei nostri progetti interni, che è la Grok Factory, propone a persone che siano stati i nostri allievi almeno fino al terzo anno di portarci un loro progetto. Noi questo progetto facciamo da tutor, sia artistico, quindi entrando in aula con loro e dicendogli guarda, questa cosa forse così potresti pensarci e ti verrebbe un risultato migliore, senza entrare in termini di regia o di gusto, quindi mantenendo intatta la loro idea progettuale, e dandogli poi anche un tutoraggio di tipo organizzativo, quindi spiegandogli che cosa è un contratto nazionale, cosa vuol dire essere iscritti al quello che era l'Empals una volta, come cercare di provare a girare, a crearsi un piccolo circuito. Cerchiamo di formare non solo degli attori, una volta si erano attori, adesso si chiamano artisti, quindi qualcuno che si comprometta, in questo caso con un'accezione positiva, in più settori, da più parti. Ricordateci anche le coordinate, appunto, per sapere di più, per venire a trovare a dicembre, ad esempio, questa settimana che inizia, come fare a iscriversi, dove poi dobbiamo venire a seguire le varie lezioni. Allora, la scuola è Metropolitana Gialla Sondrio, in via Emanuele Muzio al 3, che è una traversa di Melchior, che è comodissimo, uno esce dalla metropolitana e ci trova. È impossibile perdersi. Sì, proprio è facile. E il numero di telefono che si può chiamare per prenotarsi per le lezioni dimostrative è 0266988993. Oppure c'è una mail che è scuolagroc@mtmteatro.it. Perfetto. Prima dicevamo appunto che comunque tanti vengono da voi, piccoli, più grandi. Dici che il nostro alunno più giovane ha 8 anni, il più anziano 88. Insomma, normale, diciamo, un bel, insomma, quei giochi da tavolo. Da giocarseli all'otto, da giocarsi all'otto, con l'otto che torna. 8, la ruota di Milano, di solito, no, c'è la ruota di solito, non c'è, però c'è poi un percorso invece proprio professionalizzante. Come è strutturato quel percorso? Il percorso professionalizzante dura 4 anni e il primo anno è aperto a chiunque abbia voglia di fare l'esperienza del teatro e abbia compiuto 18 anni, quindi è rivolto ai maggiorenni. Per noi è essenziale che aver raggiunto la maggiore età. Il primo anno tutti fanno l'esperienza, si incontrano, tutto bello. Alla fine del primo anno c'è un provino. È un provino che dimezza di fatto la nostra utenza. Dato questo, statistico questo? Sì, più o meno sì. Questo la dimezza sia per una scelta nostra, quindi vediamo questi provini e esprimiamo un giudizio rispetto non tanto al valore universale, ma rispetto a quello che in quel momento vediamo come possibilità di lavoro. Dico sempre perché gli allievi poverini hanno tra una settimana il provino e se ci sentono, gli ripeto, relativizzate. Sia qualcuno di loro che dice che dopo un anno pensa che non ha più voglia, non vuole che abbia un'importanza così grande nella sua vita. Esattamente, anche perché aumentano le ore didattiche, aumenta l'impegno. Tutto. Non è ancora tutto. Al secondo anno altro provino, un pochino più complicato, e si dimezza ulteriormente l'utenza per arrivare ad avere 2/3 anni formati da 14 persone, quindi siamo arrivati a 28 persone. Non è ancora tutto, perché nel frattempo aumentano le ore di didattica anno dopo anno, il provino è sempre un pochino più complicato, al quarto anno ne scegliamo 6.
6 che frequentano da tutti i 28 che in origine erano 100 e passa. Quelli sono per noi i nostri diplomati che si diplomeranno con uno spettacolo che apre la stagione di fatto di manifatture teatrali milanesi con un saggio del quarto anno e frequentano gratuitamente. Per noi è importante che l'ultimo anno sia a frequenza gratuita. È l'anno dove fanno l'esperienza didattica più forte, il maggior numero di ore di didattica, è l'anno dove compiono la scelta di fare quello di mestiere nella loro vita. Una scelta credo sicuramente impegnativa, che possa essere difficile. È molto interessante questo, appunto, questi step da superare, che insomma sono fatti apposta per poi avere queste 6 teste di serie, diciamo, da mostrare. Dicevi, appunto, poi viene aperto l'anno con un nuovo spettacolo, giusto? Sì, con un loro saggio spettacolo che replica al Teatro Leonardo, che è uno dei 3 teatri di manifatture teatrali milanesi, che sono il Teatro Litta, la Cavallerizza e il Teatro Leonardo. Loro debuttano al Teatro Leonardo, non so se posso... Abbiamo fatto la conferenza stampa quest'anno con 2, che è un testo tratto dalle Serve di Genet, con la regia di Susanna Baccari e Claudio Orlandini, e replicano per una settimana. Quindi questo avvicinamento alla professione è anche dargli l'opportunità di fare repliche, cosa che fuori una settimana di repliche non è come dirlo. Replicano anche i ragazzi del terzo, ma internamente. Cerchiamo veramente negli step di avvicinarli sempre di più a quella che è la pratica del mestiere dell'attore, che è anche ripetizione. Certo. Siamo quasi in chiusura, Robin, io vi chiedo, appunto, perché fare la scuola di teatro? No, rispondi tu. La mia sarebbe una risposta troppo emotiva. Appunto, fai una risposta, vai. La risposta emotiva. Vabbè, la mia risposta emotiva è personale, per quella che è stata la mia esperienza. Cioè, io sono entrato alla scuola Grock nel 1997, convinto che non sarebbe stata la mia vita. Cioè, non pensavo che... Cosa aveva spinto? Ma credo sostanzialmente la depressione. Cioè, lo dico, no, ma cioè, comunque è uno di quei momenti della vita in cui cerchi affannosamente qualcosa e non sai esattamente che cosa, e spendi gran parte dei tuoi soldi in iscrizioni in palestre o cose varie. Ecco, la palestra, come si può vedere, l'ho totalmente abbandonata, e visto che ero comunque anche una persona complicata, sono una persona sicuramente non facile, ma ero un ragazzo complicato, complesso, con un sacco di problemi, posso dire che il teatro, a me personalmente, ma a moltissime persone, ha salvato la vita. Cioè, nel senso che mi ha messo in contatto con la mia parte più intima, la mia parte più emotiva. Questa cosa qua è impagabile. È come, anche se è sbagliato dirlo, cioè non è sbagliato, però è delicato dirlo, è come andare in analisi, ma è come andare in analisi semplicemente perché quell'appuntamento è un appuntamento che tu hai principalmente con una serie di persone, ma soprattutto con te stesso. Quindi questo è... Non hai la possibilità di nasconderti. Cioè, noi ti mettiamo nella condizione in cui non puoi più nasconderti. E questo, dal mio punto di vista, è sicuramente faticoso, però è impagabile. Bisogna quindi anche tanto coraggio, devi dire. Sì, è fondamentale. Sì, vanno bene tutte e due. All'inizio vanno bene tutte e due. E la risposta, mi viene da dire, è che ognuno troverà il suo motivo per venire. Basta avere il coraggio di fare il primo passo, e poi quando sei dentro ognuno scoprirà perché è lì. Ricordiamo che se avete un po' di titubanza nel fare il primo passo, settimana prossima è un po' più semplice farlo. Sì. Vi portano per mani a fare il primo passo, giusto? Esattamente. Basta chiamare il numero, scriverci all'indirizzo mail e prenotarsi a una delle nostre lezioni dimostrative gratuite senza impegno. Posso ricordare anche una cosa? Sì. Che il 6 luglio noi faremo una festa di chiusura della stagione, quindi sia della stagione di manifatture teatrali milanesi che della scuola. Quindi ci sarà la classica festa della scuola, che anche qui è aperta a tutta la cittadinanza, in cui noi speriamo che possano crearsi incontri, relazioni tra ragazzi e tanti baci. Perfetto, allora, intanto, noi già visto, commenti a questa diretta, trovate il link al sito, alla pagina Facebook, così abbiamo tutte le coordinate, anche gli inviti per la festa a questo punto, il 6 luglio, giusto? Sì. Che insomma non possiamo mancare.
Io davvero ringrazio tantissimo, grazie mille Devo, grazie mille Pietro. Grazie a te. Grazie di essere qui con noi e complimenti davvero per il lavoro che fate con la scuola GOC a Milano. Grazie mille. Grazie. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre torna domani, sempre qui alle 12.30 in diretta con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, da presto.